Salve a tutti, io sono Ale Master e oggi voglio parlare del Reggiane Re 2005 detto Sagittario. Questo caccia fu l'evoluzione finale dei caccia realizzati dalla Reggiane durante la Seconda Guerra Mondiale e fu anche il terzo esponente della cosiddetta Serie 5, dopo il Fiat G55 e il Macchi MC205. Progettato nel 1941, il Sagittario rispetto ai suoi predecessori era una macchina completamente diversa. Le ali avevano profili e struttura differenti. Il carrello si retraeva verso l'esterno, la fusoliera era molto curata dal punto di vista aerodinamico, tanto che da molti fu definito il più bell'aereo della Seconda Guerra Mondiale. Il Reggiane Re 2005 era propulso dal motore Daimler-Benz DB605 da 1475 cavalli. Toccava i 678 km/h e aveva un'autonomia di 1250 km. Il Sagittario era armato con tre cannoni da 20 mm con due mitragliatrici da 12,7 mm. Le prime consegne dell'aereo furono nel 1943 e venne usato soprattutto per contrastare lo sbarco alleato in Sicilia e proteggere il suolo italico. Nonostante le eccellenti doti in velocità e maneggevolezza che lo ponevano alla pari con tutti i caccia alleati, il Reggiane Re 2005 fu prodotto in pochi esemplari, neanche un centinaio, troppo pochi. È arrivato troppo tardi per influire sulle sorti della guerra. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao da Vale Master.